18 agosto, oggi un compleanno speciale, il compleanno di Eli, e il cameriere dovrebbe venire con una sorpresa per la colazione. Vediamo un po' che ha preparato. È permesso, è permesso. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri felici, tanti auguri a te. Che bello. Devi soffiare la candelina. Che non devi. Auguri. Auguri. Buona colazione. Ah, boh. Ok. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. È una sorpresa. Allora, quindi oggi è compleanno di Elio, domani dovevamo partire, quindi stavo incominciando a vedere un po' di hotel da tutte le parti. E niente, telefono, quasi tutti gli hotel hanno questo numero di cellulare, nessuno risponde. Comunque è la fine, ho detto vabbè, dobbiamo andare per forza all'Eccelsior a Napoli, qualcosa di orribile. E quindi ho detto a tra me e me, ho detto madonna mia, peccato, però mi ha lasciato hotel. Ho trovato un hotel, sto chiamando con il cellulare, chiama la reception dell'hotel. Signor Orlando? Sì. Le volevo dire che il signore vi ha illuminato, un cliente non viene. Quindi potete rimanere nella camera fino a quando volete. Adesso, in poche parole, c'ha una mise proprio, speriamo che non sia morto. Cioè, io volevo che si passava anche lui le vacanze, però mi dispiace, spero che stai bene, senza nessun tipo di problema. Grazie per averci lasciato la camera. Fino all'ultimo momento ci ha fatto schiattare un colpo, però ci dicevo Paolo, però all'ultimo momento ci hai fatto la grazia, quindi quello che posso dire, spero tanto che stai bene, punto basta. Quindi oggi è il compleanno di Eli, quindi ci hai fatto anche un bel regalo, grazie comunque. E niente, continuiamo. Purtroppo i miei genitori oggi non vengono, mia madre ha la febbre. Beh, già la febbre da 2-3 giorni, mio fratello è partito per Ischia, gli altri due ragazzi stanno lavorando, quindi oggi festeggiamo praticamente solo noi in piscina. Voilà, oggi fa anche abbastanza freschino. No, non è che è freschino, però non è un granché la giornata, però non ci interessa, che poi in fin dei conti il sole lo abbiamo preso. Quindi ragazzi, a più tardi. Mo va un altro poco di panna, ma papà. E quindi poi dovrei tirare le pignatolate. Vai! Vuoi andare in acqua? Sì, sì. Ok. Che è questa roba? La salmone? Un po' di cocktail e quindi dopo un bagno fino in piscina. È mia il delfino! È mio! Ah! What a nice bear. Yeah.
Ma voglio io questa da qui. No, dai. Mami, mami. Tieni, tieni, prendilo. 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 Bravo, bravo, prendilo. Dai, dai, dai. Attacca. Lo prendo io, dai. A me, dai. Guarda! Dai! L'ho preso io! Ha preso io! Sta giocando, Sta giocando, vedi? Ecco qui! Ai! Vara nice bear. Poco andiamo a mangiare. Salute! Grazie! Proprio quando andiamo a mangiare al ristorantino. Ma vieni, che palla, vieni! Vieni! Te voglio vedere tutto che cosa di fuori! Grazie, a più tardi. Happy birthday to you. Qua 75 anni non si vedono proprio, però sembri un ragazzino. Non ti guarda tutta la sua merda. Sono avvaro. Quindi siccome compleanno di ieri, oggi mi mangio il puppetto catapo. Ah, una cosa semplice, perché a Giusto in Coppa Menù ci stanno polpettini di manzo con salsa, non so, una cosa del genere. Ok, adesso. Quindi polpette casaggio per me. Sto bene. Che se ci sta un'eruzione vulcanica, vi raccavo e su che esplode. E a capo ho puzzuto calzone. E stai nel mezzo e stai sicuro. Perché attenda succede niente. Ma non ho capito, vuoi prendere il posto di... Di Procolo. No. Di Procolo. È solo lui da sa dare queste spiegazioni così. Un bel linguino con questo scorfano. Guarda quanto è bello lo scorfano. Io voglio il puppetto casato. Tu vuoi pur per casa? Oppure si può fare una spigola con le patate? Questa è spigola, che roba è? Questo è la spigola. Che cos'è? Spigola. Ah, questa è spigola, la spigola è fatta così. L'ho visto sempre sbucciato. Questo è tutto fresco però, non è roba congelata. Sì. Proprio che là abbiamo il mercato ittico più bello del mondo. Spigola anche per te. Al forno con le patate. Al forno con patate quello faccio. Allora, quello faccio questi due qua, vi faccio. Queste due qua, forno con le patate. E a te? Il puppetto casato. Il puppetto casato. Aspetta, poi lo spaghetto. Lo spaghetto con scorfano. No, a me mi fai una mozzarella. Mozzarella e prosciutto crudo. Okay. Da bere, una bottiglia di vino. Da bere, solito. Una bottiglia di prosecco. Bello, e io vorrei una birra. Una birra? Una cosa, l'acqua naturale. E acqua fresca. Wow, ma stanno un bello verso. Però lo sapete che cosa è che non muore. Di peggio. Il puffetto casato.
è un brindisi auguri con l'acqua, auguri. Ragazzi, con l'acqua. Perché già l'abbiamo fatto con il pina colada, cosa, quindi siamo in piscina, non esageriamo. Ovviamente che spicchi c'è sta. Bellissimo. Buona, come si dice anche in francese? Ragazzi, pesce contro buffetta casata. Ma mozzarella me l'hai portato? Buccetto di mozzarella? Mozzarella. E poi ci fa fare buccetto di mozzarella. Allora, aspetta. Nella zona, allora qui ci troviamo ragazzi a Pozzuoli, dove ci sta di fronte proprio a noi, a un chilometro, ci sta il più grande mercato importante del pesce d'Europa proprio. E io non mangio qui, pesce calzato. Cioè, la cosa per voi sembra normale? Non è normale. Però tengo un periodo di nausea dal pesce, non so perché, non c'è una motivazione specifica, però proprio come se lo avessi odiato senza una ragione, senza, non so perché. Andare a lavare, ammazzare. Auguri, auguri, buon appetito. Qualcosa di buona, ragazzi, una bella fettina di cocomero rinfrescante, eh? Meglio di una torta, meglio di qualsiasi altra cosa, eh? Un po' di frutta fresca dopo un pesce, onestamente questi cototti di negrello. Oh, vediamo, però dopo vuoi un dolcino per festeggiare il tuo compleanno? Se ti sta bene così va bene, per me va bene. Ora ti stai spuccando un arbol over, basta, stiamo a magagnare. Ho un po' di piscina,